Bentornati sul canale. Oddio, ho sbattuto contro il muro. Benvenuti all'interno di una nuova puntata del Decantami del mese, del Decantami di febbraio. Cominciamo subito con profumi che mi sono piaciuti, altri un po' meno. Let's start. Il primo profumo è Wicked Good. Io sono già senza voce, cioè partiamo senza voce, fantastico. Partiamo con Wicked Good di Gallagher Fragrances. Il naso è Daniel Gallagher e le note sono estremamente semplici perché abbiamo cioccolato, assoluta di tonka, assoluta di vaniglia. La nota di cioccolato è proprio bam, è veramente verticale, nel senso che ti sale dritta nel naso, si sente chiaro, cioccolato al latte, bam, non si può sbagliare. E passa velocemente, abbastanza velocemente, a questa tonka vanigliata, un profumo che è proprio un abbraccio, una coccola, il mio guilty pleasure, e mi è piaciuto talmente tanto che è finito veramente, cioè è finita così. E, tra l'altro era nato come un'edizione limitata, poi però Daniel ha visto che piaceva assai questa fragranza, dice aspetta che lo mettiamo nell'edizione in permanente, soltanto che contenendo assoluta di vaniglia. Ed essendo la soda di vaniglia sempre più difficile da trovare, non avendo questa reperibilità costante, lui non garantisce che questa fragranza ci sia sempre. La trovo una cosa così molto, molto bellina. Seconda fragranza è Tonkade di Laboratorio Olfattivo, uscito adesso, nel 2020, un mese fa, un mese e mezzo fa. Il naso è Marie Duchesne. Devo dire, la prima cosa che mi viene in mente è che il nome è fuorviante. Una, secondo me, nel senso che è una fragranza che si chiama Tonkade. Io immediatamente penso alla tonka, e la tonka c'è anche doppia, cioè nel senso c'è sia in tessera che in chiusura, però secondo me non è la protagonista assoluta di questa fragranza. Quello che veramente secondo me si sente bene 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 è questa frutta secca. Io ci posso scommettere, secondo me c'è tipo banana o datteri, insomma questa frutta comunque dolciastra. Si sente molto bene anche il cardamomo, e la tonka sì, si sente, non è che non si sente, però non è la protagonista come me l'aspettavo. Quindi ecco, in questo senso è leggermente fuorviante, sì, e poi c'è anche vaniglia, quindi questo sentore di frutta secca, di dolciastra, è amplificato. Bellino, ma niente di trascendentale. Prossima fragranza è What About Pop di The House of Oud, il naso è Christian Calabro. L'abbiamo già parlato quando abbiamo parlato di Keep Blazed. Un gourmand che mi piace tantissimo, questo gourmand atipico, ecco, un gourmand atipico, sì, perché è una torta al mango ed è freschissima, bello, 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 che place, mi è piaciuto tanto. Mentre What About Pop, vi dovete immaginare l'americanata, il cestino di popcorn col caramello salato sopra, ecco, questo vi dovete picture in our mind, picture in your mind. Immaginarvi, sì, immaginarvi è giusto. Contiene per l'appunto questa nota di popcorn che si sente, questa nota è tutta statina. Il caramello, che è quello che credo dia questa nota salata, anche perché non c'è sale in nessun modo, luogo, mare, però penso proprio che derivi dal caramello questa nota leggermente salata. E però appunto questo sentore dolce, salato è, sì, decisamente il caramello. Per di più c'è vaniglia, panna montata. Ecco, se vi piacciono i dolcioni oni, What About Pop? vi può piacere. Non è, in questo momento non vibriamo alla stessa maniera, però non è il male assoluto. Ecco, forse il prossimo. Il prossimo profumo della quale andiamo a parlare. Ma perché io mi vado a impelagare in queste cose? Hyde di Iram Green, una fragranza del 2018. Vi leggo le note, facciamo così, vi leggo le note. Le note di testa sono bergamotto e limone. Abbiamo nel cuore catrame di betulla, cioè è proprio è cacofonico, capito? Catrame di betulla, suona già male, catrame di betulla. Acacia, sempre nel cuore, poi nel fondo cisto, malto, vaniglia e muschio di quercia. Cioè, vi leggo anche la nota del brand perché mi ha fatto morire da ridere. Seduttivo e impegnativo, e te credo, aggiungerei, Hyde è un'ode a tutte le anime in cerca di avventura. Una fragranza perfetta per il giorno e per la notte. Cioè, se io lo vedessi, se sentissi a qualcuno questa fragranza di giorno, ci sarei tipo, aiuto! Cioè, ma come si fa? Ma già la notte per me è impensabile. Adesso, io con questo voglio dire,
Se vi piace, ma fatevici il bagno, io ve lo ho così, ve lo di testa, tipo zio Paperone nei soldi, capito? Bam, dentro, ah, fantastico, bellissimo, io ve lo auguro. Però per quanto riguarda me, è quanto di più lontano ci sia dai miei gusti. Questa nota di catrame di betulla, quindi per tutte queste note smoky, quindi il catrame di betulla, la gunpowder, poi vabbè, un tonnerre, ve lo ricordate, tonnerre, ve lo ricordate, sì, c'era anche il sale, il sangue, insomma, questi mesciotti fantastici, questi mix meravigliosi, non fanno per me, ecco, questo genere di note purtroppo non fa per me. Ci sarà anche qualcosa che non mi piace, ci sta. Devo dire, molto molto bella la chiusura, questo cisto con la vaniglia. Avevo la mouillette che mi è caduta, a me mi cade sempre tutto per terra. Avevo la mouillette che era lì da una settimana, sono andata ad annusarla prima di nuovo e ho detto: cavolo, che bello questo cisto! Si sente proprio il cisto con la vaniglia. Ecco, il cisto con la vaniglia in chiusura dopo una settimana sulla mouillette, bellissimo. Per il resto, next. I prossimi due profumi ne parliamo insieme perché sono dello stesso brand. Sono di Liquid Imaginaire, spero di dirlo giusto, spero di sì, Liquid Imaginaire, e sono Bello Rabello, Bello Rabello, non riesco più a dirlo normalmente, Bello Rabello. Dovete sapere che un cliente una volta aveva le labbra secche e lui veniva dall'est, evidentemente, e mi ha detto: ti serve un po' di Labello, mettiti un po' di Labello, e quindi io Labello, cioè Labello non riesco a dirlo più. Figuratevi, Bello Rabello, cioè io lo leggo per forza, Bello Rabello, questa è storia appassionante, vabbè. Bello Rabello e Dom Rosa, tutti e due del 2013, vengono dalla collezione O Sanguigni, quindi non è niente di nuovo sul mercato del 2013, però io l'ho sentita adesso. Dom Rosa è bellissimo, è quello dei due che per me è più portabile. Il naso è Sonia Constanto, questa nota di rosa chiara, palese, si sente subito già da qua. È molto bello questa nota invece, abbastanza autentica di champagne, che viene tirata su, aiutata dalla parte agrumata del pomelo, e poi in realtà si poggia, invece c'è anche l'olivano, si sente questa puntina dell'olivano, e poi invece si poggia su questo fondo decisamente legnoso, c'è cioè guaiaco, vetiver, cedro, note legnose, bello Dom Rosa, mi è piaciuto proprio tanto. E invece Bello Rabello, Bello Rabello, e vuole ricordare il porto, ma porto, nave, mar, no, il porto, porto. Ecco, e quindi abbiamo questa nota di vino rosso con la frutta secca che rende bene l'idea, mi piace molto, è un profumo, secondo me, è giocoso, è comunque portabile, è bellissima, tra l'altro la chiusura, resinata, calda, vanigliato, c'è cioè la vaniglia, c'è cioè il benzoino, resine, miste. Quindi è molto molto bello anche questo Bello Rabello, ma la fragranza che veramente mi ha rubato il cuore questo mese è Tolu, Tolu di Ormond Jane, una fragranza del 2002, il naso è Gesa Schön. Questi fiori d'arancio che in apertura fanno un po', mi illudono, quasi perché mi danno questo sentore leggermente agrumato, no? Bellissima anche la Bacca di Ginevra, quindi sembra super, super fresco, molto bella l'apertura. Queste due note, secondo me, proprio aprono la strada al protagonista, al balsamo del Tolu. Questo balsamo del Tolu che è una nota, per appunto, balsamica, ovviamente, però calda, avvolgente, vanigliata, a tratti speziata, sa un po' di cannella, anche sfumature da plastilina, da Didò, ecco, quasi medicinali. Bellissimo, per di più viene accompagnato in chiusura da ambra, incenso, tonka, è meraviglioso, meraviglioso questo Tolu, io è entrato dritto in wishlist. E senza voce ragazzi, concludiamo così il decantami di febbraio, io spero di avervi fatto compagnia in tutto questo tempo che abbiamo da restare a casa, hashtag io resto a casa. Avevo bisogno di un po' di leggerezza, spero di avervi dato 10 minuti così di leggerezza anche a voi. E visto che abbiamo un sacco di tempo per stare insieme, io fossi in voi, commenterei, metterei like, mi iscriverei al canale, azionerei la campanellina così non vi perdete i prossimi. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao bimbi!